Buongiorno agli utenti di Caserta, siamo qui con Massimo Grimaldi, vice coordinatore regionale del partito Forza Italia. Vice coordinatore, è in atto un movimento di rinascita all'interno del partito. Questa rinascita può portare il partito ad essere il primo nella provincia di Caserta? Guardi, è già da tempo in atto l'intuizione del presidente Berlusconi che sta reincarnando quello che era lo spirito del 94, lo spirito attraverso il quale nacque Forza Italia, cioè quello di coinvolgere le migliori personalità del mondo dell'associazionismo, dello sport, della società civile e dell'impegno professionale. Anche qui a Caserta sta avvenendo questo, il movimento si sta radicando sui territori, organizzazioni leggere, non pesanti, però che vedono il coinvolgimento di chi fa politica da un po' di tempo, come i consiglieri regionali, i sindaci che sono le migliori espressioni del territorio e tanta gente nel mondo dell'associazionismo. A Caserta oggi sta avvenendo questo, quindi credo che attraverso questa mission, attraverso questo lavoro quotidiano, Forza Italia sicuramente potrà ritornare ad essere il primo movimento in provincia di Caserta, quel tanto sbandierato da sempre provincia più azzurra d'Italia. Come si posiziona lei in merito ai due provvedimenti presi dalla Regione e dal Comune riguardo le cave e l'impianto di Ponte 16? Ma guardi, io su questa questione so che i casertani, devo dire in particolar modo il collega Giampiero Zinzi, ha messo in campo una serie di iniziative che sono di contrasto rispetto a queste attività e quindi credo che il partito debba, insieme con i movimenti cittadini, con tanta gente che è contraria a questo impianto, dare forza ai cosiddetti ultimi su questo, cioè quelli che sono la parte debole, quelli che si vedono realmente penalizzati rispetto ad un'iniziativa che mi sembra di che porti poco o nulla sul territorio, se non solo qualche problema. E in merito alle cave? Anche in riferimento naturalmente alle cave, so che è stata fatta una proroga in conseguenza, come dire, del nascente policlinico, quindi credo che anche su questo debbano esserci provvedimenti successivi. Ringraziamo il vice coordinatore Massimo Grimaldi.